Il principe Charles e la duchessa di Cornovaglia hanno partecipato a un evento formale a Londra per raccogliere fondi per un ente di beneficenza per la fauna selvatica fondato dal defunto fratello di Camilla. Il principe di Galles ha parlato a Lancaster House all'evento a Starry Night in Tenilgiri Hills con 280 ospiti a nome della famiglia Elephant e del British Asian Trust. Altri volti noti all'evento includevano Tom O'Dell, Lily Cole e la star dei reality TV Gemma Collins. Charles ha detto agli ospiti: "L'ultimo anno ci ha mostrato più che mai l'importanza di affrontare problemi come questo. Punto punto." Camilla ha aggiunto: "Nel 2002, il mio amato fratello, Mark, ha contribuito a creare l'organizzazione benefica Elephant Family, per proteggere la magnifica fauna selvatica dell'Asia. Nelle ultime settimane, i londinesi hanno avuto la rara opportunità di vedere parte di quella fauna selvatica, anche se in forma statica, al Mall, a Green Park, a St. James Park e a Berkeley Square. Questi magnifici elefanti a grandezza naturale hanno vagato con un piccolo aiuto dalle colline Nilgiri dell'India meridionale, ai Cotswolds, fino al cuore della città per sensibilizzare sull'importanza vitale di una sana convivenza tra uomo e animali. Sono un tempestivo promemoria per tutti noi di vivere bene con la natura, ovunque ci troviamo." Il fratello di Camilla, Mark Shand, ha lavorato per proteggere gli elefanti nell'India meridionale, in particolare nella regione del Tamil Nadu, dove i grandi animali e gli umani vivono in una popolazione più densa che in qualsiasi altra parte del mondo. Ha fondato l'organizzazione benefica Elephant Family e ha lavorato per proteggere l'habitat degli elefanti nella regione indiana del Tamil Nadu e ha sensibilizzato su come le persone possono coesistere con gli animali. Dalla sua morte improvvisa nel 2014, 125 sculture di elefanti a grandezza naturale sono state realizzate dalle comunità delle Nilgiri Hills e portate nel Regno Unito. La duchessa di Cornovaglia ha esortato i suoi amici ad adottare le sculture che ora si trovano sparse per Londra. "Mio fratello che ha fondato l'organizzazione di beneficenza, se vedesse tutti questi elefanti nel sud-ovest dell'Inghilterra, sarebbe così orgoglioso." Camilla ha detto ai TV News l'anno scorso.